Siamo stati invitati per un progetto e un evento sportivo che sono gli Internazionali Biennale d'Italia e diciamo i risvolti positivi che ha avuto questo evento e le ricadute su tutta la parte social, di cui ne siamo orgogliosi. Tant'è vero che Annalisa De Luca, che è la persona che ha seguito tutta la parte di digital, quindi con un ruolo assolutamente importante, una persona giovane e dinamica, è riuscita, secondo quelli che sono stati, diciamo, gli stakeholder degli internazionali, a creare oggettivamente un progetto assolutamente all'avanguardia da questo punto di vista. E siamo quindi convinti che tutta la parte relativa ai social, che ormai sono, insomma, vestiti che noi ci mettiamo addosso, abbiano posizionino al centro non solo e valorizzino e sviluppino tutti i contenuti, ma posizionano al centro i fan e creano engagement. Lo sport in assoluto è uno degli aspetti che mette al centro del proprio mondo, del proprio sistema, gli spettatori e il proprio pubblico, sia live, quindi con la possibilità di vederli direttamente dal vivo, sia ovviamente a livello televisivo, quindi con la possibilità di interagire con più sistemi nello stesso momento. Quindi per noi questo è un inizio sicuramente importante per continuare ad investire molto su tutto questo tipo di attività di processo, con uno degli aspetti fondamentali di creare zone di eventi sportivi, quindi chiamiamole venue, di eventi sempre più aperte al wifi e a tutto quello che è la progettualità da questo punto di vista, che è secondo noi uno degli aspetti essenziali per poter continuare a crescere sotto questo punto di vista.